La differenza la fa un Magnificat pieno di gratitudine o due passi che tornano indietro e ginocchia che si prostrano, invece dell'indifferenza di chi, dopo aver implorato e ottenuto una grazia, se ne va senza un grazie, come se tutto gli fosse dovuto. Alla messa del Giubileo Mariano, Papa Francesco ha fatto risuonare nelle coscienze delle migliaia di fedeli presenti la domanda di Gesù al lebbroso guarito, l'unico, per di più un samaritano, e cioè uno straniero, che decide di tornare indietro a lodare Dio per il dono ricevuto rispetto agli altri 9 ugualmente sanati ma ingrati. Maria, ha affermato il Papa, è il modello cui guardare. Ricevuto l'annuncio dell'Angelus, si lascia andare col Magnificat a un grande cantico di lode e di ringraziamento. E anche il lebbroso guarito e Naaman e Siro, protagonisti della liturgia domenicale, dimostrano, ha detto Francesco, come siano spesso proprio gli stranieri, anche persone di altre religioni, a darci esempio di valori che noi talvolta dimentichiamo o tralasciamo. Ma per saper ringraziare, ha indicato il Papa, occorre anche l'umiltà. E allora possiamo domandarci, siamo capaci di dire grazie? Quante volte ci diciamo grazie in famiglia, in comunità, nella Chiesa? Quante volte diciamo grazie a chi ci aiuta, a chi ci è vicino, a chi ci accompagna nella vita? Spesso diamo tutto per scontato. E questo avviene anche con Dio. È facile andare dal Signore a chiedere qualcosa, ma tornare a ringraziarlo